Buongiorno, bienvenido. My name is Pete Baker with RTI. I'm the Vice President of Sales and Marketing with RTI, and I'm standing here in the RTI booth at ISE 2014. Very happy to have you here today, and I'd like to introduce you to my good friend from COMM-TEC Italy that's here to talk to you about some of the cool new RTI products. Buongiorno, sono Maurizio Bellisi di COMM-TEC Italia, siamo i distributori per l'Italia di RTI. Io mi occupo in particolare del settore residenziale insieme ad RTI e tutti i prodotti appunto che fanno parte di questo mercato in forte evoluzione. Oggi siamo qui e abbiamo la possibilità di vedere una serie di nuovi prodotti che vengono presentati per la prima volta al pubblico, in particolare la serie X dei telecomandi che rinnovano completamente il parco telecomandi che finora era stato presente. La particolarità principale è sicuramente il fatto di avere il touchscreen capacitivo a tutto schermo e la possibilità di utilizzare sia come telecomando in infrarossi, quindi controllando direttamente le apparecchiature, che in radiofrequenza, in monodirezionale o bidirezionale, e anche la possibilità di, tramite il wifi, di portare contenuti web direttamente sul telecomando. Il T2 è già disponibile da alcuni mesi sul mercato, verrà affiancato a breve dal T2i, che è un telecomando esteticamente uguale ma con prestazioni più semplici. La grande novità è sicuramente invece il T3X, che sarà disponibile nel secondo quarto del 2014 e per la prima volta in un unico telecomando, in un unico oggetto di controllo, oltre alle funzionalità di controllo audio-video, troviamo anche la possibilità di avere una telecamera ed un microfono con funzionalità IP. Questo permetterà ovviamente comunicazione bidirezionale utilizzando i vari standard che sono disponibili su IP, tra cui probabilmente anche il SIP IP. Altro prodotto sicuramente di rilievo è il Surfear. Questo è un telecomando in radiofrequenza che ha la particolarità unica sul mercato internazionale di integrarsi completamente con le app. Sia per il mondo Apple che per il mondo Android. Questo significa che la programmazione specifica di un telecomando o di una funzione, di una pagina, viene riportata come funzionalità di base sul telecomando. Non necessita quindi una programmazione specifica, ma il telecomando diventa sostanzialmente il ripetitore delle funzionalità che sono state inserite all'interno del progetto grafico. I nuovi prodotti presentati spaziano anche nell'ambito audio, dove le matrici audio per il multiroom vengono presentate in funzioni e in abbinamenti più ampi, fino alla 16x16, ed hai le matrici in HDMI che saranno presenti sul mercato anche queste entro il 2014. Questa è soltanto una breve panoramica dei prodotti che vengono presentati in questa occasione, che comunque saranno disponibili entro il 2014.